Quest'anno la Notte d'Arte, organizzata dalla seconda municipalità, ha incentrato, diciamo, il tema sulla cultura delle differenze. Con questo evento è inteso valorizzare il centro storico, la sua connotazione storica, diciamo che quale città di accoglienza delle più disparate culture, quindi anche che si sono viste nei secoli, che hanno contaminato non solo l'aspetto architettonico, ma logicamente anche usi e costumi. Ora, se spesso queste differenze sono il nostro orgoglio, motivo di peculiarità, sinonimo di multiculturalità, altre volte sono caratteristiche che noi napoletani comunque ci portiamo dentro, conosciamo bene, quindi si connotano anche in termini negativi. Ora, da qui partirei, sono quelle differenze che ci segnano e sono quelle che ci fanno vivere a volte un disagio e non sempre integrano e creano integrazione, ma a volte isolano. Ora, con questo evento Incantiamo Napoli, noi abbiamo sposato alla lettera l'idea della municipalità, la Notte d'Arte. L'abbiamo presa proprio alla lettera, infatti simbolo della Notte d'Arte di quest'anno, Notte d'Arte 2013, è quest'anfora, questa mummarella che porta quest'anfora con luce, simbolo di metafora di conoscenza, di sapere, e il motto è Nun resto oscuro. Ora, proprio perché noi non vogliamo restare al buio, anzi vogliamo porre luce lì dove manca, ringraziamo anticipatamente coloro che partecipano a questa manifestazione, e in primis i professori che sono qui presenti, il professor Alberto Coppola, Legislazione Urbanistica, Dipartimento di Architettura, Federico II, il professor Salvatore Villani, professore di Scienze della Finanza e Dipartimento di Giurisprudenza, sempre Federico II. E con loro andremo comunque a parlare di quelle differenze o comunque di quei temi che a noi ci sono cari. E quindi, ringraziando anticipatamente questo incontro, lo possiamo aprire anche con una domanda che farei al professor Coppola, che è la seguente: una città come Napoli, dove viviamo un enorme potenziale, abbiamo un enorme potenziale turistico, ma dove alcuni quartieri, compreso alcune zone del centro storico, insomma, molte sono bellissime da vivere, da passeggiare, ma dietro alcuni angoli si nascondono, versano, ci sono delle zone che versano in uno stato di degrado. In una Napoli dove Bagnoli e l'ex Ital Sider comunque sono esempio di mancata attuazione di piani di riconversione industriale. E infine, chiudo, dopo 22 anni di gestione del patrimonio immobiliare targata Romeo, ci chiediamo: com'è possibile, è possibile parlare di riuso del patrimonio esistente? E che cosa significa? Imporrebbe tanto tempo, ma io devo innanzitutto ringraziare Mario, credo Elena, la studentessa che segue il corso mio, e voi che avete intrapreso questa iniziativa questa sera nell'ambito di questa manifestazione. E mi sembra molto importante richiamare un po' l'attenzione su quelli che sono i contenuti che dovrebbero essere modificati di questa città nella sua quotidianità, pur immaginando che in questo momento siamo in una fase di grande preoccupazione, addirittura legata alla sopravvivenza fisica delle persone. Rispondo alla domanda con una piccola introduzione obbligatoria per me, e poi sono aperto e libero a qualunque altra domanda mi si possa fare, sperando di provocare un po' di interesse. Mario ha parlato di città dell'accoglienza e credo che questo vada formalmente sancito e richiesto. Questa città deve presentarsi e dimostrarsi città dell'accoglienza, nel senso che, pur essendo ormai di fatto una città multietnica e una città interconfessionale, non riesce ad esprimersi, a esprimere queste diversità che non sono più quelle dell'identità storica. La sua diversità ormai è in evoluzione. Le diverse etnie che ospitiamo, le diverse confessioni che ospitiamo, dovrebbero far parte di una quotidianità che ancora non si è metabolizzata. E allora noi assistiamo che questa è una città evitata. Noi dobbiamo fare in modo che questa sia e diventi una città cercata. Qualcosa tra il direzionale durante la mattina,
e il notturno del tempo libero durante la sera. Invece bisogna dare una continuità per 24 ore a queste parti di città. E i contenitori che sono ospitati, da quelli religiosi a quelli civili, rappresentano il cuore, la città pubblica, la parte più interessante di questo ambito che noi dovremmo vivere ancora di più. E che dovrebbe a ritrovare una loro identità dopo aver perso quella industriale. Ebbene, l'identità anche delle periferie deve partire da questa parte, dal cuore della città, da quelle che sono le memorie storiche. Diciamo, il futuro deve partire dal suo passato. Il patrimonio culturale, quello fisico, va certamente protetto, ma va tutelato in forma attiva. Non può esistere una tutela passiva del passare, guardare e andar via. Questo patrimonio va vissuto. Faccio un esempio che può apparire provocatorio: la stessa piazza Plebiscito, su cui si dice illuminare o non illuminare, non riesce a essere vissuta perché può essere solo attraversata. Come vivere? Se lei ha parlato di vivere la città, è rigenerazione urbana che noi leggiamo nei manuali, che noi vediamo come voce nel dizionario. Come è possibile viverla limitando il consumo di suolo? Perché sappiamo che, diciamoci, anche noi a Napoli abbiamo un fortissimo tasso, insomma, il consumo di suolo. Quindi com'è è possibile poi realmente, o una proposta di rigenerazione urbana per limitare il consumo di suolo? Allora, innanzitutto, questa città, per dirlo, vorrei rubare un riferimento al collega Villani, questa città ha bisogno di un suo progetto industriale. Immaginando una città come una cosa complessa, una macchina molto complessa, e chi è alla guida di questa macchina devo dire che si riconosce da solo una grande abilità, perché credo che nelle sue complessità in generale, ma nelle specificità, questa città è una macchina molto complessa da guidare e organizzare. In fondo ci stiamo preoccupando tutti di dare un contributo a chi organizza la convivenza fisica in questa città. Come è possibile limitare il consumo di suolo? Innanzitutto, secondo me, non è difficile, la cosa più semplice. E in questo momento, rispetto alla sovrapproduzione edilizia che c'è stata negli ultimi 30-40 anni e con l'esodo demografico che vive questa città, credo che la volumetria esistente sia sufficiente per ospitare il doppio della popolazione attuale vivendo ai massimi livelli di qualità. Innanzitutto bisogna rimettere nel circuito vissuto il patrimonio che è vietato, che non è vissuto, che è impedito, che è proibito, a cominciare da quello pubblico innanzitutto. È possibile fare impresa? Beh, è una domanda un po' ampia. È complessa, perché è complessa. Non dipende solamente da questa città, innanzitutto, e dipende anche dalle politiche che si fanno a livello nazionale. Dipende dal fatto, innanzitutto, che non esiste un piano industriale, quindi non è solamente una questione di Napoli, penso. Non esiste un piano industriale a livello nazionale, questo non è necessario che lo dica io, già per esempio hanno detto diversi centri di ricerca, studiosi, insomma, più bravi di me. La Svimez, per esempio, ha messo in risalto questa questione. E poi ci sono diverse questioni. Innanzitutto si potrebbero fare alcune modifiche che riguardano, per esempio, i tributi che colpiscono le imprese, ma non solo le imprese, ecco, le imprese, per esempio, che operano, tu parlavi del turismo, Mario, no? Quindi una riorganizzazione, per esempio, della tassazione delle attività alberghiere. Abbiamo un sacco di tributi che colpiscono le attività alberghiere. Queste imprese pagano innanzitutto le imposte sui redditi, no? Quindi pagano IRES o IRPEF, che sia, a seconda della configurazione che assumono. Pagano l'IRA, pagano l'imposta di soggiorno, quando occupano spazi nel suolo pubblico, anche TOSA, qualcosa che sia, vabbè, che adesso poi sarà rimpiazzata da altri tributi. Cambia nome. Tra l'altro, ecco, c'è la questione del fatto che manca una certezza, in effetti, alla fine, perché c'è un continuo cambiamento poi anche di questo sistema tributario.
E quindi c'è un panorama in continuo cambiamento. E le differenze dobbiamo intenderle nel senso più esteso del termine. C'è un senso negativo e c'è un senso positivo. C'è il senso negativo, per esempio, di differenze intese come divari, perché una grande città è anche il regno dei divari e dei conflitti dal punto di vista distributivo. Prima parlavamo della questione dell'IMU, no? Riguardo alla questione dell'IMU, per esempio, si dovrebbe dare più attenzione alla relazione tra i proprietari residenti, i residenti proprietari di prima casa e invece i residenti non proprietari. Qui per esempio, appunto, da questo punto di vista, io penso l'attuale governo non è stato poi molto molto attento, insomma. Ancora, certamente, ecco, poi c'è la questione che diceva prima il professore, poi accennava prima il professor Coppola, del consumo di spazi pubblici, il consumo di suolo. Sì, si può intervenire dal punto di vista fiscale puntando su quella che è la funzione extrafiscale dei tributi, ovviamente, e quindi cercando di incentivare un uso più appropriato dello spazio pubblico ed evitare anche che enormi aree pubbliche, insomma, vadano a finire nel degrado, insomma, proprio più... Sì. Allora, oppure proprio questa sorta di federalismo, o comunque l'Italia così come è strutturato il sistema di decentramento delle regioni, che crea queste differenze. Quindi, perché diciamo c'è questo luogo comune, la regione Campania con la regione Lombardia, la regione Campania copre il tot delle spese mentre la Lombardia è molto più alto. Ora, il decentramento è fatto per soddisfare le differenti esigenze delle comunità locali. Chi dice che il federalismo fiscale, per esempio, serve per aumentare l'efficienza, no? Sbaglia, perché in effetti il primo obiettivo è quello di aumentare l'efficacia delle politiche. Poi c'è anche la questione dell'efficienza, ma nasce innanzitutto, i ragazzi all'università studiano il teorema di Hodge, no? Noi li bombardiamo di finire. C'è una questione di configurazione del sistema a livello nazionale e a livello locale. Parlo non solo di sistema tributario, ma parlo anche proprio di politiche, nel senso più ampio della parola. Parlavo prima delle politiche industriali, parlo di questione del governo delle differenze, come diciamo prima, dal punto di vista culturale, di promozione del multiculturalismo e così via. Parlo della questione, poi, dicevo, finanziaria. Ma non è solo la questione finanziaria che aiuta le imprese, ovviamente. C'è anche la questione della legalità, cioè lo Stato, comunque il ruolo minimo che perlomeno deve avere lo Stato è quello di ridurre al minimo i costi di transazione, no? Quello che andava dicendo già Cosa ai suoi tempi, dice, è fondamentale perché appunto i privati riescano a fare le proprie attività e poi anche eventualmente a interagire con il pubblico, e che comunque i costi di transazione siano quanto più bassi è possibile. Allora c'è la questione dei costi di transazione e la questione poi del rispetto dei contratti. Sono due aspetti strettamente collegati con quello della legalità. Quindi va sicuramente curato questo aspetto e poi quello anche di utilizzare strumenti come per esempio il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, anche questo è un altro strumento che è utilissimo e che serve anche a sottrarre certe imprese alla criminalità organizzata. Interesse maggiore di chi ci guida. Abbiamo perso molta fiducia nelle istituzioni perché si è perso di vista l'interesse generale e il senso della comunità. Noi dobbiamo riprendere a rispettare il senso della comunità, a rifare l'interesse generale, ma tutto questo va ripreso nelle mani di chi ha ancora una forza fisica, una volontà e una trasparenza che è caratteristica solo delle generazioni giovani. Io ringrazio, se non ci sono altri interventi, della grandissima disponibilità dimostrata e insomma chiamo Gianluca sul palco che ci presenterà chi vuole intervenire allo Speaker's Corner e soprattutto che cos'è e in che modalità, quindi ringrazio ancora. Ringraziamo soprattutto noi per...